Hi everyone, bentornati sul mio canale. Allora, io in questi giorni, come avete potuto vedere, non ho praticamente messo nessun video. Scusate se mi vedete un po' smerdata, ma come sempre in questa stanza non c'è mai luce degna. Aspettate un attimo. Ok, forse adesso va meglio. E sono tornata a casa, sono un po' sola, un po' sola, che significa sono un po' sola, cioè, sono sola in questo preciso momento. Ho detto fammi accendere la videocamera così magari. What the fuck? Cioè, io non sento mai rumori, mai. Oh, mi sono fatta male il naso. Non sento mai rumori quando li sento quando sto facendo i video. Cioè, proprio. Vabbè, comunque. E tu fammi accendere un po' la videocamera così aggiorno un po' le ragazze, tutte le persone che comunque mi seguono. Io ho notato che quando faccio video magari haul, make-up-osi, o che magari vi faccio vedere cosa ho comprato, oppure quando parlo di trucchi, di prodotti, di cose, sono seguiti, però non tanto come i vlog. Ho notato che i vlog vi piacciono di più, anche a me piacciono i vlog, devo dire la verità. Quindi quando mi trovo cerco di farne abbastanza. Allora, perché io non faccio tanti tanti vlog al momento? Perché, prima cosa, mi dà fastidio che molte persone, parlo persone molto ravvicinate, non persone, non dico voi che mi seguite, che siete sempre carinissime, poi la maggior parte di voi mi segue anche sul canale principale mio, ASMR, quindi so che siete delle ragazze fantastiche, dei ragazzi fantastici, ma molte persone vicine, voglio dire proprio che conosco e molto bene, mi dà fastidio che vedono i fatti miei e che magari vedendoti poi da vicino non ti salutano, non ti guardano, stento ti. Il tuo compleanno non ti cacano, non ti danno gli auguri, non ti scrivono, ma non perché uno vuole essere cacato, questo voglio dire, però mi dà fastidio, sapete quando. È una cosa penso che capita quasi a tutte le ragazze che fanno i video su YouTube. La gente vicina non ti caga, però i cacchi tuoi su YouTube se li vengono a fare, quindi mi dà fastidio questo perché poi, sapete, arrivano voci, ah ma quella, ma cosa, e allora io dico aspetta un attimo, non voglio che la gente si intrometti tanto nei miei fatti, quindi perciò magari a volte faccio più video haul, più video dove mi mostro cose che video vlog, ma non mi voglio far lasciare condizionare da questa cosa e quindi io appena posso giro dei vlog. Devo anche finire un po' di sistemare il tutto così anche la mia postazione video, comprare magari delle luci appena mi è possibile, ovviamente. Così io faccio dei video nella mia postazione make-up. Allora, se mi vedete col giubbino, non è che sono rimbambita e voi dite: ma sta a casa col giubbino, questa che sta a fa? No, adesso sono venuta, sono le 9 meno 10 e ho fatto tardissimo. Cioè, ragazzi, io in questa settimana, oltretutto, mi sono sentita, anzi, sono 2 settimane che non è che mi sento molto bene. Raffreddore a quantità industriale, infatti adesso non so come mi potete sentire. Settimana scorsa sono stata male sempre con il raffreddore, una cosa incredibile perché a me poi si ci mettono raffreddore e allergia, quindi una combo veramente bellissima che mi dicono. Ma adesso mio fidanzato gli è venuto il raffreddore, gli è venuto l'immaginabile possibile. Ovviamente chi è che se lo va a pioppare? Chi se non io? E quindi niente, quindi io anche standogli lontano, proprio così, 3 metri, e lo stesso i germi ovviamente si volatilizzano e che possono acchiappare mai, ma chi? Fatevi la domanda, datemi una risposta, io. Vedere, eccomi lì, io in questi vlog ovviamente ho sempre la videocamera perennemente scarica, una cosa che mi contraddistingue, come mi contraddistingue lo stiraferro, come lo chiamo io, lo so che non si chiama così, ma io lo chiamo stiraferro, che odio con tutta la mia volontà proprio, e ho tutti i panni per l'aria, ma come sempre, vabbè. Comunque, come potete vedere, io qui stavo finendo di aggiustare, il mio fidanzato mi ha gentilmente ritagliato questa copertina, come definirla, aspettate, mi sto strozzando, e me l'ha messa qui in modo tale che io non sporchi il tavolino, perché io ogni volta lo inchiacco sempre, lo sporco, robe varie, trucco asseccato per l'aria. Poi io sono una che. Cioè, allora, a me piace l'ordine, mi piace che uno è pulito, mi piace che uno è ordinato, ma tra l'altro penso che quasi alla maggior parte delle persone piace vedere l'ordinato e il pulito. Ma per quanto riguarda le mie cose, nel senso i trucchi,
i vestiti. Così, lancio le cose così e non me ne fotte niente. Però se vedo tipo che il mio fidanzato, oppure le mie sorelle, oppure non lo so, mia mamma, i trucchi di mia mamma, cioè ogni volta che vedo mia mamma, i trucchi di mia mamma, io sempre pronta lì a sistemarli, sembro Diego Dalla Palma, come si chiama. Però odio quando uno ha tutte le cose arravogliate, tutte sparse e disordinate. Però le mie possono stare così. Invece se tipo vengo a casa vostra e vedo delle cose disordinate, dico... devi sistemare? Giusto per farvi vedere, adesso vi faccio vedere il mio armadio per farvi vedere di cosa sto parlando. Io oggi ovviamente non riesco a parlare, ma come sempre. Tra l'altro, ragazzi, vi voglio dire una cosa: ci sono dei trucchi da provare. Qui dentro, vabbè, questo è tutto da finire. Qui dentro ci sono queste striscette, che sono le Bright White, che sono queste qui, che vi ho postato l'altra volta su Instagram. Io ne sto facendo, sinceramente, non tutti i giorni, perché tutti i giorni ho paura che lo smalto dei denti si rovini, si corrode, tutte queste cose qua. Però le sto facendo, io non è che vedo tutti questi risultati, però molte di voi me l'avevano detto. E diciamo che ce ne sono certe che sono davvero buone buone, le ha consigliate anche Giuliana, Makeup Delight, io la seguo perché mi piace da morire quella donna. E ha detto che lei usa certe che costano abbastanza, se non sbaglio sui 60 euro o 60 dollari, una cosa del genere, e però sono buonissime e le consigliano molte persone, quelle davvero sono ottime, proprio sicuramente. Ovviamente vogliamo parlare di queste che costano 11 euro, ma chi è? Io adesso tra un po' mi vado a svestire. Ma chi cazzo è? Eccolo. Ehi. Wait. Io voglio quel gatto immediatamente now, adesso, in casa mia. Credo che un giorno farò un furto di un gatto e me lo porterò su. E comunque io ho messo questo giacchino, questo giubbino qui di devo smettere di dire che sembra, e guardalo, non mi caga il cazzo. E questo giacchino qui di pelle, poi ho messo una maglia semplice di Alcott e un jeans di OBS. Io adoro jeans di OBS perché sono comodi e sono sempre con la caviglia da fuori, che io adoro. E poi ho messo queste scarpe, che non so se le vedete, queste, che sono tipo delle sneakers, simile Hogan, diciamo. Ovviamente non sono Hogan, perché se compravo scarpe Hogan avrei speso tre quarti di soldi, ma sono delle simile Hogan e io le adoro perché essendo molto bassa, queste mi slanciano, anche se non sembra, però sembra una tappa di bottiglia, però vabbè. Ridagli un altro tosso. Adesso mi spoglio, metto un po' la videocamera in carica, faccio la lavatrice, e però prima vi voglio far vedere questo dannato armadio. Scusate i miei capelli che io me li devo lavare, non è che... però... Tra l'altro io avrei dovuto riniziare ad andare in palestra, ma non ci sono andata perché stiamo un po' valutando, no? Sapete, le palestre che all'improvviso aumentano i prezzi, non si sa come. Bene, anche se sei cliente da più anni, loro se ne sbattono il cacchio. E tu devi pagare, ovviamente, perché cioè proprio io pago sempre. E quindi devo valutare un po', ma penso sicuramente di iniziare a fine mese, ma non voglio dire niente, perché io ogni volta che dico una cosa succede di tutto, tipo. Vi faccio vedere il mio armadio, va, che è meglio. Però non sono solo questi panni, perché stanno panni in quello scatolone lì. Adesso qui ci devo mettere un altro scatolone. Tutti robe arravogliate. Ed ecco il marasma più totale: jeans per l'aria, pantaloni in cielo. Qui dentro non vi apro nemmeno i cassetti perché vi spaventate a morire. E questa è la roba che vi dice: cioè, guarda, questi sono panni da mettere. Poi ogni volta mi lamento che dico: ma come mai sono così stropicciati questi panni di merda? Come mai? Come? Domandatevelo, rispondetemi. Grazie. Vabbè, metto a caricare la videocamera e ci vediamo dopo. Sto per farmi vedere, per dirvi: ehi, ci sono, sono qui. Ho visto che comunque i video chiacchiericci vi piacciono, quindi per questo. Comunque volevo mettere...
Oh, bidet, anche no. E volevo mettere la videocamera in una parte dove magari si vede un po' meglio. Vediamo così. Gente, mi dicono. Vado a prendere questi dischetti qui della Cotonive che io trovo da acqua e sapone. Tra l'altro, io tutto questo lo faccio con i capelli attaccati, ogni volta, mai con i capelli sorti. Quindi me li attacco. Io però dopo me li vado a lavare perché sono molto sporchi. E dato che a me non è che mi piace tanto stare con la coda, sinceramente, dopo me li lavo. Comunque, stavo usando questo qua, che è il detergente della Clinians, l'infrescante. Già l'avevo usato, infatti già ve ne avevo parlato in qualche video. Solo che, sinceramente, sono arrivata qui. E però mi sono scocciata di usarlo. Sicuramente lo finirò perché io le cose, cioè quando le compro ovvio che le finisco, non è che le tengo là a marcire. Però l'ho sostituito con un altro che è questo qui, che è della Olatz ed è un gel detergente rinfrescante per il viso. Questo è per pelli normali secche e miste. Con questo qua mi ci trovo bene anche perché fa una bella schiuma, quindi mi piace questa sensazione di schiumetta sul viso perché voi ve la andate a massaggiare. Io vado con una spugnettina così, che tra l'altro devo comprare, o vado con il Caladisonic, questo qui, che a me però è della Imetec, bellissimo, non è proprio, non è proprio Claritonic, ma ce la faccio a parlare oggi? Credo di no. E quindi, mentre aspetto il mio fidanzato che viene, perché poi viene e mi fa perdere solo tempo e non faccio più il video, già lo so. E tra l'altro devo convincerlo a fare altri video insieme a me. E che stavi dicendo? Ah sì, devo pigliare un dischetto. Scusate un attimo, vado a chiudere la luce. La mia acqua micellare della Garnier. Io ho ricomprato questa perché questa è la mia preferita, ma lo sto gatto vi giuro mi fa in ansia perché mi angola solo, secondo me non ci sono i padroni. E io ho anche questa qui, struccante della Garnier Sensitive, però non mi piace. Infatti questa qui la uso quando devo struccare le tinte, i rossetti, perché quelle li strucca bene, però tutto il viso, tipo il mascara, queste cose no. Quindi io vado con questa che sono sicura che mi strucca tutto. Qua tra l'altro c'è il rasoio. Cioè io non lo so, guarda, questo dovrebbe essere il mio bagno, dovrebbe. Vabbè, un po' dicono che le donne si impossessano. Questi uomini che ti danno sempre la colpa di ogni cosa, vabbè comunque. E che stavo dicendo? Ah sì, allora io nel mentre, adesso mi faccio, dopo mi faccio lo shampoo, faccio la lavatrice e poi vi stavo dicendo che mi voglio vedere Prova c'è ancora prof, perché io adoro quel telefilm. Infatti io non me ne ero accorta che erano iniziate le puntate. Tra l'altro io già facevo schifo, adesso ho già ancora più schifo, mi dicono. E non so dove mettervi, devo trovare una posizione più adatta sinceramente, perché non è che mi piace più così tanto. Comunque io non me ne ero accorta che erano iniziate queste puntate di Prova c'è ancora prof, perché io lo adoro, ho sempre visto tutte le stagioni, tutte le serie, e quindi adesso me le sto vedendo di nuovo, cioè me le sto vedendo tutte a mano e mi piace da morire perché è troppo bello quel telefilm, perché è divertente e però allo stesso tempo parla di casi da scoprire, cioè tipo divertente, un po' poliziesco, però comunque rimane uno di quei film che è leggeri da vedere, che a me piace, però non è quei telefilm scemi che mi danno fastidio, come devo dire. È molto bello, poi gli attori che ci stanno sono molto simpatici. Allora, voi, non so se l'avete mai visto, però mi piace di più con la cosa. Tra l'altro mi sono uscite due bocce, per modo di dire, un po' più grandi perché mi deve venire il ciclo. Quindi che cosa bella, che cosa bellissima, mi dicono. E adesso vado, cazzo sto facendo, vado con la spugnetta e la vado a bagnare e ci vado a mettere un po' del mio gel detergente. E se sta qua non la smette di fare sto casino, forse. Io a volte quando mi scoccio, beh questa pulisce bene perché tiene la retina, però quando mi scoccio uso questa, non è che tengo tanta voglia. Quando invece ho più voglia oppure ho più trucco uso il Clarisonic, così sono sicura che mi levo tutta la schifezza dalla faccia, manco come se io chissà cosa mi metto. In realtà io non è che mi trucco tanto, prima mi truccavo di più. Ma non lo so perché mi sono fatta più grande, cose così. Allora mi trucco un po' di meno. Mi trucco sempre, ovviamente. Cioè, ci sono gente che non si trucca proprio.
Però rispetto a come mi truccavo io, mi trucco molto meno. E poi ho visto che stanno per uscire dei film al cinema che sono molto carini, simpatici, magari, però escono, mi pare, per metà mese, quindi bellissima. La sorella di Grinch. Mamma mia, quando ero piccola avevo sempre tanta paura del Grinch, però mi ostinavo continuamente a vederlo ogni Natale. Come farsi del male da soli. No, perché poi me lo sognavo la notte. Truccarsi è bello, però la sensazione che hai quando ti strucchi è ancora più bella. Allora, dopo aver fatto questo, vado a mettere, io qui ho un mare di creme. Vi ho detto, sto avendo degli sfoghi, non so perché. E vado con, queste sono le mie due creme preferite. Questa è della Herbalistica, questa qui è all'oro di Baobab. Questa è buonissima, la dovete assolutamente provare. E poi vado con questo che è un filler. Sì, è un contorno, è un viso contorno occhi e labbra filler super idratante. Questo è della... è della Elan. Ma chi è? Guarda, vi giuro, questa sopra fa un casino mai visto. E vado con questo filler che è buonissimo e io me lo vado a spalmare per tutto il viso. Questi sopra hanno verso il gatto. E me lo vado a spalmare per tutto il viso. Però penso che sicuramente dopo ci andrò a rifare una ripassata, perché quando mi vado a lavare i capelli sicuramente si toglierà. E questo fa sia da crema che da contorno occhi, contorno labbra e contorno tutto. Ok, i capelli in realtà non è che sono tanto sporchi, però sulla cute sì. A me mi dà fastidio quando si iniziano a fare grassosi, sinceramente. Quindi ragazzi, io vi volevo fare un po' di compagnia. Non vi preoccupate che questo video arriverà anche in versione ASMR, sicuramente. Secondo me viene molto bene, perché nel bagno l'acustica è molto più bella, perché è più tutto racchiuso. Quindi arriverà anche in versione ASMR. Mi raccomando, seguitemi sul mio canale ASMR e anche sul mio Instagram, che vi lascio tutto giù nell'info box o magari in sovraimpressione. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!